che sia per lui. Ci gestisce lei? Grazie.
il rapporto tra diversi livelli istituzionali. È del tutto evidente che un turista, un viaggiatore, un cittadino che arriva in una città italiana o che arriva in Italia, vale per tutti i luoghi e le località, mi interessa molto poco se il museo è del comune, è dello Stato, è della Chiesa, è del privato, è una fondazione. Vuole trovare un'offerta forte, integrata, fatica invece a capire quando trova di fronte a orari di apertura diversi, di meditazione diversa, e quindi quello che cercando di fare, che abbiamo già costruito un tavolo che sta già lavorando molto bene, ANCI e MIBACT, esattamente per integrare il più possibile questa offerta, moltiplicarla, quindi, anche se siamo un paese che ha uno straordinario patrimonio di un museo diffuso, cioè, della forza di questo paese, non abbiamo un grande museo nazionale che ha messo al Louvre, la National Gallery, che mette insieme collezioni portando in bocca in avanti per essere un museo, da noi abbiamo questa forza enorme che è un museo diffuso, sono quasi 120 musei dello Stato, ma sommando i musei dello Stato a quelli dei comuni privati abbiamo circa 5.000, e quindi è un'offerta formidabile che si può veramente sembra strano, ma anche loro si può veramente ampliare come questa, bisogna assolutamente favorire l'integrazione, quindi con i comuni stiamo ragionando su un meccanismo di poli museali cittadini in cui conservando le proprietà diverse, peculiarità diverse, insomma si vada a fare un'offerta al turista che arriva, integrata, se possibile, ci sono già degli esperimenti, gli enti comuni, la nazione comune, sintonizzare gli orari, e in questo percorso coinvolgere anche i privati o con i loro musei, privati che sono stati chiesti evidentemente, oppure con delle forme di collaborazione gestionale, pubblico privati che aiutino questo tipo di offerta. C'è un terreno enorme e soprattutto la forza di una, mentre una grande città, una grande capitale può avere un museo grande che da solo traina ed è un momento di attrazione turistica. Quando andiamo nello straordinario patrimonio delle medici d'arte italiane, più si riesce a offrire un prodotto unitario, complessivo, e più ci crescono le capacità di attrazione. Prima della parola di Alessandro Pacchi, volevo, proprio perché citava il necessario punto ineludibile rapporto con le istituzioni locali e con i privati. Non so se ha avuto modo di vedere, c'è oggi una notizia che su tutti i siti dei grandi giornali italiani, con l'avversario di Alzara, è successo che il Savio Danzani ha parlato della notizia che in 25, sono 25 zone urbane della regione siciliana e nonostante siano 25 non riescono a tenere aperto questo museo che peraltro è di 100 metri quadrati per tutti i giorni dell'anno, giugno durante i festivi. Proprio il sindaco di Mazzara dice, guardate, che dico io, dice la regione di Ferrari, in modo che io possa far vedere tutto questo museo, perché il paradosso è che ci sono più vicinanti rispetto ai visitatori. Non è una realtà che è un paradosso che non ci possono fare, è che 25 persone che ho fatto e addirittura il museo non può stare aperto tutti i giorni. So che c'è una presenza dello Stato molto forte, molto radicata, che la difesa.
chiesa che sarà modernizzata e il patrimonio della tutela da queste sovrintendenze, poi posso funzionare bene o male nel altro discorso, ma anche con un'opera della Costituzione, perché noi siamo un unico paese che ha il principio della tutela della promozione della cultura, della tutela del patrimonio della promozione della cultura, tra gli articoli fondamentali, i principi fondamentali di una carta costituzionale. E abbiamo una legislazione per tutela della cultura forte, che da cui origine peraltro è o degli stati prioritari e soprattutto la grande legislazione innovativa del 1939, che poi è stata anche autorizzata anche da Napoleone. Siamo invece molto indietro, troppo indietro, abbiamo perso troppo terreno, dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio. Cioè abbiamo questo formidabile patrimonio, non l'abbiamo lavorato né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista delle persone per valorizzarlo, con un pensiero di Pigrizia che ha adesso qui diciamo meglio tutti insieme poi il colore dei governi un po' più o meno mai fatto discorso, però non c'è mai stato un investimento della politica nazionale statale, mentre l'hanno fatto i sindaci come hanno potuto anche i valori e hanno capito che l'autorità di sindaci storici voglio di crescita economica anche con la stagione dei dati sulla valorizzazione non è stata fatta questa scelta di investimento, come se i turisti in Italia vengono comunque non posso fare a meno, perché non è più così. Cito soltanto un dato, può piacere o non piacere, io sto facendo stare con molta attenzione nelle motivazioni di viaggio del turismo internazionale. La cultura, il patrimonio, i musei sono la prima motivazione per i turismi più maturi, europeo, americano. Più si va nei turismi nuovi, la motivazione di viaggio era shopping, poi ci vedo gastronomia, poi paradossalmente. Possiamo avere l'eccellenza di tutti e tre questi settori, incrociando per di loro, il cibo italiano, il made in Italy, il patrimonio, non riusciamo a incrociarli perché non abbiamo fatto questo. E bisogna anticipare qui la cosa che più profonda diciamo, della riforma del Ministero è la distinzione delle funzioni interne da quelle di compensazione. Cosa vuol dire? Oggi un sovrintendente oltre ad occuparsi della tutela del territorio, gestisce anche i musei dello Stato attraverso funzionari e quindi poi tempo poco c'è la preparazione specifica noi nella riforma del Ministero abbiamo diviso questa funzione le sovrintendenze si occupano di tutto del territorio spero lo facciano anche lo vogliamo perché lo facciano insieme all'università a GNR all'università del centro formativo ma non si occuperanno dei musei dei musei si occuperanno la direzione nazionale dei musei in Francia dei o i sistemi museali regionali e daremo autonomia contabile, amministrativa, gestionale ai 20 più grandi musei italiani, anche con la possibilità, grazie ad un'altra nuova di legge, di fare delle procedure di selezione pubblica anche internazionale, vorrei che guidare un grande museo italiano, per guidare un grande museo italiano occorressero anche persone che hanno avuto ruoli di compiano, e andremo verso un meccanismo di valorizzazione. Costruendo anche delle professionalità che investono su questo, perché non c'è stato nulla di più sciocco e di più ideologico che mettere in contrapposizione tutela e valorizzazione, sono due facce della stessa medaglia. L'articolo 9 della Costituzione dimostra che i nostri padri costituenti l'hanno capito, perché il primo comma, il secondo comma che si cita sempre parla di tutela come funzione sia dello Stato e del patrimonio, ma il primo comma parla di promozione della cultura. Quindi le due cose stavano già insieme nella testa dei padri costituenti e fare una buona tutela è una condizione per avere un patrimonio che è in grado sempre di più di chiamare i turisti, come è stato il caso. Ma avere anche una buona gestione, valorizzazione dinamica, aperta con il contributo dei privati è un modo di valorizzare il patrimonio. Ci sono delle cose in Italia, non solo in Sicilia, che se fosse in un altro paese da soglie le chiamerebbe da soglie. Faccio un esempio. Ancora più dirompente di questo, il Capo di Monte, uno dei più grandi musei italiani, sono 160 sale, 160 sale, 6.000 opere, di cui circa 2.000 esposte, 166 ettari di parco per un museo, 160.000 visitatori, 150.000 visitatori, dovrebbe fare 2 milioni di a Napoli tutto, quindi è evidente che insomma dobbiamo tenere insieme queste cose, dobbiamo fare un buon lavoro di tutela, di investire su questo patrimonio, come contribuire a creare un'impresa.
è la vicenda di questa legge di diversi anni fa che lei ha tirato fuori riprendendo la commissione, questa legge degli anni 60 che diceva si può pagare gli obblighi verso lo Stato, le tasse, eccetera, eccetera, attraverso le opere d'arte che si intendono. Mi ha colpito perché evidentemente vuol dire che anche in questo settore il convento a volte sembra povero, ma infatti sono ricchi. E che c'è un sacco di gente che magari c'è un vaso giusto, c'è quella piccola cosa, lo dico qua un po' della tuscia senza malizia. Ma la domanda che vi faccio è questa. Allora, lei ha istituito questa commissione, sapendo che era un po' disuso. Veramente vi aspettate che ci sia molta gente che aderisce a questo tipo di cosa? E il vantaggio dello Stato alla fine qual è questo? Dunque, anch'io ho seguito le lezioni sulla rete. La rete naturalmente tritta tutto, nel senso che la rete, una notizia viene commentata al sito senza nessun approfondimento. E tendenzialmente, il problema è che sono sapendo le cose, prevale, c'è chi vuole dare un commento negativo su quella rete di scriverlo, che magari gli piace. Quindi non mi farei influenzare, questa è la mia, perché non è una cosa importante, ma non è che ti dà una situazione più complessa di quella che ci interessa. Allora, il tema è questo qui. Uno Stato deve naturalmente tutare a andare a definire gli Stati. Quando uno Stato, come lo Stato italiano, è stato via via, come parlo indietro, è stato via via spogliato di gran parte del patrimonio, che è andato all'estero, è andato dappertutto, deve naturalmente, come lo fanno tutti i paesi del mondo, più rafforzi la popolazione che il patrimonio. Tant'è vero che ci sono stati che hanno ancora risorse per acquistare, parliamo del briciolo in questo momento, non è una stagione in cui poi tutti i problemi che ci sono, cioè, in maniera di grandi risorse, per comprare grandi acquisti, anche se in alcuni casi va fatto perché magari un'opera si trova dall'estero che è del patrimonio nazionale. Questa norma invece che prevede la possibilità di pagare imposti, tasse con un'opera d'arte, è una norma dell'82, è stata applicata in modo abbastanza parziale e discontinuo. L'ultima volta che è stata applicata è stata nel 2010, acquisendo un muri da un valore pubblicato dalla commissione di 100.000 euro che oggi è già risposto alla Galleria Nazionale. Perché è giusto che si tratta della commissione? Non solo perché si tratta di applicare una norma di legge, le norme di legge che ci sono da applicare, perché penso che sia un modo di intelligente di acquisire opere dello Stato, poi di distribuirle nei singoli musei, un altro discorso che riguarda i depositi dei musei, lo facciamo un'altra volta, di distribuire i musei, se avessero mandato degli uffici, chiamate uffici, arricchendo le collezioni, e secondo voi è assolutamente probabile, possibile, ci sono anche delle offerte fatte da privati che giacciono nell'attesa che questa commissione venisse ricostituita, e quindi no, perché tanto nel momento della valutazione pubblica, perché poi siete sulla rete, ho detto anche delle cose molto divertenti, io mi sono già comprato i pennelli a olio, non so quanto mi pagano, sono quattro, ma mi ha detto prendete anche gli archeologici per quanto sforzo e amando. Però il tema è vero, naturalmente la valutazione duplice, quindi la commissione che è prevista ed è composta da tre del Ministero dell'Economia, che tendenzialmente freneranno, e tre del Ministero dei Beni Culturali, che tendenzialmente diceranno, poi si fa la sintesi, le valutazioni sono duplici. La prima è se quel tipo di opera ha senso che venga acquisito dalla Costa dello Stato, quindi non è qualsiasi cosa, è un'opera che ha un'importanza particolare perché si compone perché è importante portare in una città. La seconda è la valutazione del valore economico di quell'opera, cioè quanto viene valutato perché si detrae dalle tasse. Io penso che questa è una delle cose che dobbiamo fare, non tanto una parte di lezioni che si dovrebbero creative, e invece che dobbiamo, alcune cose, anche se non sono molto popolari, vanno spiegate, cioè che uno Stato che si sia patrimonio è una condizione fondamentale. E ci sono altri paesi come il Regno Unito che hanno investito molto su questo sistema, hanno
ha aumentato enormemente il patrimonio, non mi ricordo i valori sterlini, ma è impressionante, negli ultimi 10 anni, ha ridistrutto le loro collezioni, che questo non vede quando andiamo a vedere. Guardiamo scoperta. Sì, no, io ho dimenticato, anzi, faccio meno perché siamo in diretta anche con il sito di Panorama che ci segue in diretta streaming, quindi ci ascolta da tutti i tagli, scusate, non l'ho dimenticato nella foto, quindi salutiamo anche loro. Lei parlava giustamente, giustissimamente direi, prima di valorizzazione. Sulla valorizzazione questo paese si è spaccato recentemente sulla storia dei blocchi. Lei, in maniera molto laica, non ha preso la professione giurista, si è rimesso alla valutazione di una commissione che doveva preliminarmente pronunciarsi se questi bronzi potevano spostarsi a Milano in occasione dell'Expo. La commissione dal punto di vista ha detto che non si potevano spostare perché si poteva recare un danno a questo territorio. Quello che mi ha colpito però è che il presidente di questa commissione, al di là della valutazione di spostamento, ha poi fatto una valutazione che va oltre, dice, ha scritto, quand'acque sarebbero stati trasportabili, cioè non c'è un solo motivo legato a un progetto scientifico e culturale serio per portarli dalla Generale a Milano. Ma questa cosa è molto colpita. Le chiedo se lei condivide questa votazione, se in quel caso poi, se fossero stati trasportati, avrebbe dato un benestare. Io ho fatto un ragionamento molto semplice prima di tirarsi questo dibattito tutto italiano quando si parla del poi avendo avviato a interrogare che un grande assistente di dibattiti in modo orato con cittadini è partito questo dibattito anche a me devo dire che è giusto perché questo è ricevuto lettere e quindi diciamo così mi è sembrato corretto che cambiamo più da facciamo un dibattito virtuale. La commissione che ha fatto un lavoro molto serio era composta dai massimi livelli del settore, del restauro, dell'archeologia in modo possibile. I livelli massimi e ha detto ci sono dei rischi a trasportare, spiegato per farci diventare una parte di bronzo, eccetera. Quindi c'è giustamente chiuso, quindi se non so, scusi per dei rischi di bene che ha rischio di trasporto. E devo dire che queste cose che ha detto il presidente Volpe hanno fondamento per una cosa: l'Expo è l'Italia, quindi la ricerca di un'opera la più fortemente simbolica, magari cadeva giù sull'opera italiana, che fosse la storia d'arte, l'arte italiana. E il bronzo di Riace sono le statue greche ritrovate che proprio in caso di naufragio nel mare davanti alla Calabria. No, quindi non è che sono un simbolo straordinario dell'arte universale, ma non è che sono un simbolo dell'Italia. Quindi, volendo fare questo ragionamento, forse si poteva individuare un'opera altrettanto che fosse la storia d'arte, che rappresentasse bene insomma l'identità italiana, l'arte italiana, la cultura italiana. Aggiungo però lo sforzo che stiamo facendo in questi mesi, e faremo sempre più andando avanti, è portare i visitatori dell'Expo in giro per l'Italia, non le opere dai visitatori. Spiego. Poi c'è la dovuta eccezione perché si fa il grande mostro su Leonardo, ma c'è un quadro chiaro che c'è nella normalità dello spostamento delle opere d'arte. Però la vera sfida legata all'Expo è che questi milioni di visitatori che verranno in Italia e che verranno per fare un viaggio visitino il resto dell'Italia, non solo il resto d'Europa, perché se noi non offriamo, ci stiamo lavorando una grande opportunità per andarsi a vedere come altre grandi capitali anche visitate per il sud, il rischio è che il visitatore che viene dalla Cina poi si vada a vedere le altre capitali europee con altre grandi d'Italia. E quindi questa è una grande sfida per noi. Questa definizione di museo diffuso del nostro paese è una definizione formidabile che dal quale da una parte. Adesso abbiamo la grande occasione di milioni di visitatori, perché lo dico, il Expo e la sua capacità di attrazione è sottovalutata nel sistema politico mediatico italiano. L'attenzione in giro per il mondo è enorme, ed è enorme soprattutto in quei paesi che si stanno affacciando oggi sul mercato del turismo globale, che hanno un interesse formidabile, a cominciare dalla Cina. E quindi la grande sfida è esattamente questa: venuti all'Expo, quindi lavorando sull'offerta culturale del paese, sulla promozione, sul sistema, portarli dappertutto e preferibilmente non soltanto a Venezia e Firenze Roma. Il dato più che dimostra di più
di tutto, eppure non ci vanno, e quindi è una vera sfida. Abbiamo l'occasione di avere milioni di turisti che vengono in Italia magari per la prima volta, sfruttiamoli tutte le opportunità per girare in questo paese. Quindi sono la fine opera, posso andare. Quando mi è stata fatta la proposta di portare rispettabile anche quello, la vendita di Botticelli da Firenze a Venaria, ho provato a spiegare che c'è mezz'ora di treno in più da Milano a Firenze con la velocità rispetto a Milano Torino. Quindi insomma c'è una molestia di questa cosa. Si parla di più nel senso che l'Expo non avranno, magari altre diverse mostre importanti, proprio il Sacro per esempio, dato c'è in Giappone, in New York. Non ha senso spostare. Vediamo, io non ho risposto a delle domande formali, però se ti piace sentire la commissione, perché mi è rimasto con lei una formale per la regione di Lombardia, e chiederemo se ti piace. Se io dovessi rispondere sul sabato, no, sarei commissione per il sé, anche il vigile di Visipo che ha potuto essere andato a New York, meritatissimo, secondo me è stato assolutamente. No, allora resto su questo tema che è bellissimo, a me appassiona, nel senso resto sui pronti di viaggio, perché quando sono stati con Panorama d'Italia e Reggio Calabria, mi è colpito che quando si va verso il mondo, in particolare sempre a parlare con i nostri viaggi, quando si va a visitarli non si possono poter fare. Non si poteva. Ah no. Si poteva perché nel decreto Bonus, abbiamo scuola la norma che consente la fotografia di quello che c'è. Quindi da poco è in vigore la nostra legge. Vabbè, si può fotografare in vero, l'unica cosa che non si può utilizzare la fotografia è lo scopo commerciale. Se uno se lo trova praticamente sulla sua pagina Facebook. D'accordo, mi aveva colpito ad esempio all'estero in tanti musei privati, ma anche pubblici, era che si può comprare il diritto di fotografia. Allora, è un tipo di commercializzazione della cultura che abbiamo in tradizione, su cui noi tradizionalmente siamo molto indietro, diciamo, indietro sul territorio, soprattutto perché siamo accorti che siamo per la città, sì. E quindi quello che stanno recentemente capendo, questa norma nuova, il selfie è necessario in tutto, sì, e soprattutto è un grande veicolo di promozione, nel senso che se io compro una fotografia di un'opera per commercializzarla, devo pagare, ma tutte le fotografie che le persone si fanno con un selfie, sui social network, girano su Facebook, girano su Twitter, sono un veicolo di promozione formidabile, quindi non è solo una fastidio, ma sono un modo di arrivare, è una promozione gratuita della nostra bellezza. Senta, Viterbo ha straordinaria tesoro davvero diffuso a proposito del patrimonio diffuso che tutti facciamo ricerche e riferimento. Il problema di Viterbo, che poi comune a molte città, è che la gente, si perdono, fanno molti frutti, si fermano poco. Come ministro del turismo lei deve affrontare l'avvento l'ingresso di Airbnb, cioè questa nuova modalità di ospitalità per cui nelle case private sostanzialmente si ospitano i turisti. Questo è un terreno minato nel senso che vedrà avere una posizione molto dura e intransigente, come anche dei problemi di sicurezza, perché dicono non si sa che va a tornare. Siccome parlava anche giustamente, guardate, siamo nell'era digitale, Airbnb è figlio dell'era digitale, quindi un nuovo modo di viaggiare. Io su questo vorrei sapere qual è il suo punto di vista. Intanto la prima parte della domanda è le città di Viterbo o le città più piccole, i borghi, e il più possibile devono riuscire a offrire di restare, non di passare soltanto. E la possibilità di restare è esattamente data da un insieme di offerte che ti offro patrimonio culturale, ti offro il cibo, ti offro le attività culturali, essere un sistema e valorizzare tutte le peculiarità che ci sono in questo territorio. Per esempio, Viterbo, tutta la sua provincia, io sono uno dei luoghi. Siamo a pochi chilometri da Toscana, quanto strade riuscite a fare di più. Sono un terreno formidabile per l'esperimento degli hotel diffusi. Gli hotel diffusi sono una peculiarità italiana, ma è vero che non c'è traduzione in inglese, perché solo in Italia si può fare quello che cercando di spiegare anche agli investitori internazionali, anziché fare hotel diffusi.
l'Italia poi prendere un borgo, e ce ne sono tanti, speriamo. Il borgo con le strutture, quindi è restauro conservativo del patrimonio, ci tiene tantissimo, ci riporti le attività artigianali, qualche residenza, le case che vengono in campo dell'albergo, la ola, la piazza, i servizi sono come botteghe, diciamo, è un patrimonio enorme, se prendete il giapponese, un americano, un cinese, ci passa, perché non è esportabile. Io sono stato per fare l'esperimento a Las Vegas, nell'hotel Porto Pinto, era capricciante, era stupendo, perché è ricostruito, quello è Venezia il concetto, ma Porto Pinto è ricostruito perfettamente, il centro storico forse Porto Pinto, essendo al parco, noi ce ne abbiamo migliaia di borghi che possono diventare dei luoghi da costare di anni, e bisogna offrire insieme, sapete, che oggi non basta più il museo, ci deve essere il ristorante, ci deve essere la strada dello shopping, ci deve essere l'attività culturale, e allora si dà l'occasione di diffondere il turismo fuori dall'asse Venezia, Roma, Firenze e portarlo in giro per l'Italia. Questa è la prima cosa. La seconda era dunque, intanto non si può fermare niente come mai, nel senso che man mano che si moltiplicano le potenzialità dell'offerta turistica, perché qualche anno fa pensava di scambiarsi una casa, o come capita nel nostro modo di viaggiare, andare su internet anziché andare a Parigi con l'albergo, ho fatto anch'io un bellissimo appartamento che costa meno della fronte all'albergo. Ma lei non va in vacanze, lei solleva in vacanze. Dai, guarda, che l'Europa si può. E quindi diciamo si moltiplicano queste possibilità di offerta, naturalmente nel breve, adesso arrivano la finita abitazione, arrivano gli scambi, arrivano dopo la foto delle camere dentro l'abitazione. Il problema è che non può essere un prezzo reale, perché per la ragione che moltiplicano. Se noi paghiamo le tasse, paghiamo anche la stessa giorno, vorremmo che quelli che vivono in qualche modo una casa fossero soggetti a regole analoghe, a tassazione analoga, con un analogo, perché tu l'abitazione privata non puoi entrare con una casa di montaggio, magari l'ospite non turista, quindi il problema è il problema non di contrastare le riforme nuove che si moltiplicheranno più avanti, ma che di regolamentarle in modo tale che non ci sia una concorrenza reale competitiva come oggi c'è nel settore non alberghiero e il settore alberghiero. Quindi questo la tassa di soggiorno è una cosa che, senza arrivare all'estremo del ticket di questa città, che non ha senso neanche a Venezia, perché le città sono libere, aperte, non puoi chiudere, però c'è un limite, cioè oggi la tassa di soggiorno la paga soltanto il cliente che va in un regolare albergo, pagatore con la fattura. Ma quelle tasse di soggiorno che servono, perché è una città che è piena di turisti, c'è un problema di fogne, di trasporti, di pulizia, quel problema lo faremo anche quelli che non stanno a dormire. A Venezia che senso ha che sia pagata una tassa di soggiorno soltanto da quelli che stanno una notte a dormire in un albergo regolare e non sia pagato nulla da tutti quelli che arrivano, scendono dalla nave, attraversano la città, non consumano niente, ripartono, c'è qualcosa di funzione. E quindi già trovare un modo di diffondere, forse quella anche la commissione dell'Italia, di ampliare la platea di quelli che la pagano. Quindi sostanzialmente, se ho capito bene, lei ci dice che qui ha poche, immagino, perché comincia l'Expo e a Milano sarà pieno, ma anche a Viterbo, come si spera, dei turisti, predisporrà un regolamento. Stiamo ragionando, perché purtroppo penso basta le ore, non Giorgio, che ti dispera, non ho detto. Ragionando, spero che possa aiutare tutti questi nuovi posti. Senta, proprio quello che faccio una domanda ad Alessandro, ma a proposito dell'ospitalità, un'altra frontiera è quella che in America è assai diffusa da tempo, è quella dei condo hotel. Gli hotel che anche 5 Stelle danno la possibilità di comprare una stanza di usarla quando si ci va e di poi eventualmente farla vendere all'hotel e ricavarne quello una percentuale rispetto a quello che l'hotel incassa. In Italia non c'è, mi pare che su questo però si stia muovendo ancora. È stata approvata una norma nel decreto sul condo hotel, esattamente nel decreto Loco Italia, quindi c'è anche in sede di conversione. Io penso anche da questo punto di vista che mentre si deve aprire a una possibilità di questo tipo, si deve evitare, in questo caso, l'eccesso opposto, e cioè che vediamo più degli alberghi che vengono trasformati per una ragione speculativa e diventano residenza pura. Quindi l'equilibrio è
però devo fare una domanda di fondo sulla legge. Che, qual è l'impressione, visto allora la sensazione di queste giornate era un po' confuse, poi alla fine non c'era questo confuse e non c'era il volto, non c'era il testo, poi era rovina, allora mancava la bollinatura, tutto questo è però alla fine il senso secondo lei di questa legge di stabilità qual è? Intanto tutti noi che sono del mestiere sappiamo che sono penso così, nel senso che ogni anno misure diverse andando sui governi c'è sempre stato il problema che riguarda non soltanto la stabilità ma anche i provvedimenti, le leggi, che vanno in consiglio di ministri che hanno approvato, ma c'è una fase successiva che per legge del nuovo ordinatore della ragioneria che chiede che rilavori sul testo, poi c'è il criminale che svolge facilmente le sue prerogative costituzionali di testo, quindi siamo esattamente, devo dire non è stato, che tutte le volte che questa polemica, non è che solo questa volta quindi su un'altra lista sono stato peggiore per il campo, eccetera. Mi pare che la filosofia di fondo sia la filosofia che ha spiegato anche oggi, perché è tanta occasione, cioè noi siamo in una stagione di spending review è faticosa, perché la spending review è un bel consiglio, poi vai direttamente, questo vai a tocchi servizio, tocchi spesa, quindi si deve tagliare. Mi pare che ci sia una scelta positiva, non è stata fatta da lineare, sono state operate delle scelte. Per esempio nel settore della cultura non ci sono stati tagli, o meglio, io ho offerto tagli giustamente al mio ministero, perché la mia macchina ministeriale non è che si conosce con la cultura funziona perfettamente rispetto alle altre, quindi si deve sbagliare sulla luce, sugli affitti, sulle spese, quello ho dato il mio contributo, ma non abbiamo tagliato le spese, diciamo, invece per l'attività culturale. Quindi non sono stati lineari. Il secondo tema è che pur facendo un'operazione di questo tipo abbiamo deciso di rispettare il 3% e contemporaneamente di, con la credibilità di questo tipo di operazione, continuare a insistere. Perché a livello europeo, cioè nel luogo dove si deve cambiare questo indirizzo, si faccia uno sforzo per investire di più su crescita e sviluppo e non soltanto su rigore. Questo è il centrale del principio. Quello della stabilità del terrorismo, ho detto che lei dice non abbiamo tagliato nulla rispetto alla globalizzazione, non si è separato nulla. Poi però le regioni cosa dicono? Che mi sembra che non mi sembra, sicuramente hanno detto la fotografia. E però se ci chiedono di tagliare, avendo un 80% di sanità, se dobbiamo tagliare e dobbiamo tagliare, rischiamo di non pagare più, per esempio, i contributi al Teatro La Scala, quindi di cui noi siamo azionisti. Dobbiamo tagliare anche al piccolo teatro, al Teatro della Scala. È secondo lei una posizione conservativa di chi non vuole affrontare il problema, oppure sono davvero con le spalle a due? Dato che in questa situazione c'è sempre una fase dialettica in cui uno accentua i rischi dell'altro. Quando parlano di ministri, quando sei nella fase precedente della legge di stabilità, quando non si vede il problema, sulla regione c'è un problema reale, la grande parte delle spese sanitarie, con un percento, però mi permetto di dire, è difficile sostenere che nella sanità non ci sono spese, c'è modo che lì non toccare i servizi, perché qua io essere proprio i servizi, ma la dimostrazione sta nel fatto che tra una regione e l'altra, con le stesse competenze, ci sono delle distanze spesso siderali su come sono gestite le risorse. Penso che adesso c'è un po' che non mi sostengo adesso dalle mie competenze. No, però della cultura, cioè il messaggio di dire agli assessori, ai presidenti di regione, non toccate, non toccate, non lo so, sarebbe paradossale. Sento bene che il valore aggiunto è sul loro territorio avere un'offerta popolare di qualità, di eccellenza, poi anche lì c'è modo che non è che si pone gli occhi di un tema nobile, cioè in una fondazione di diritto sinfonica o in un museo, ho detto prima sulla sanità, non hai modo di risparmiare, puoi gestire meglio, puoi avere un po' di scala. Io ho dato un contributo con la spending review, però l'ho data tagliando non sulle risorse che vanno alla cultura, ma sulle spese centrali. Senta, come ministro, come uomo che fa pubblica amministrazione, che giudizio dà della decisione dell'opera di Roma di licenziare tutti?
andato con una lettera esplicita di denuncia di una situazione di intolleranza. E per tutti a Roma era stato fatto un grande rilancio di Roma, ha fatto quando il paese, non so, la capitale, e l'andata di Gesù ha fatto parlare di Roma. Di modo, sulle fondazioni litosinfoniche, quindi anche su Roma, c'è un impegno enorme dello Stato, enorme. Io ho provato prima tutti i numeri, non ci sono risorse. Allora, lo Stato per le fondazioni litosinfoniche spende il 77% delle 14 fondazioni litosinfoniche, spende il 77% di quello che si spende per la musica. Nel restante 23% c'è tutto il resto, jazz, la musica contemporanea, i 29 teatri di tradizione che fanno lirica e concerti e che prendono in tutto 15 milioni. Quindi quando sono venuti da me i sindaci delle città che hanno teatri di tradizione che non è una fondazione litosinfonica, mi hanno detto ci date in tutto 15 milioni alla fondazione litosinfonica e date verso 182 per questa gente. A questo sono stati aggiunti 125 milioni per i piani di risanamento della legge ebraica delle fondazioni litosinfoniche in crisi, che rischiamo a chiusura, la carota, e quindi è stato messo un fondo di dotazione di 75 perché abbiamo messo 50, è un prestito, ma un prestito con una rata a 0,5 anni, quindi è altri 125 milioni, quindi più di questo lo Stato non può fare. Di fronte a questo un sistema come questo storia, dove raccontare episodi, insomma di eccessiva complicità, di problemi continui, che nel corso di quest'estate è stato rischiato, che sono stati prima la polizia della nuova scuola a capo, presidente della Repubblica, per 2-3 serate Caracalla, con tutti i biglietti prevenuti all'estero da mesi, ha suonato solo il pianoforte, in qualche caso non ha mai suonato, quindi una situazione difficile di fronte alla quale il Consiglio di Gestione dell'Opera di Roma, tra l'altro con l'unità, ha fatto questa scelta, che è una scelta di esternalizzazione dell'orchestra. Poi la semplificazione diventa licenziati tutti, cioè esiste la possibilità che l'orchestra si costituisca in società cooperative eccetera per continuare a lavorare per la sicurezza. La strada è quella, io l'ho detto dall'inizio, ho capito quella scelta, è un caso isolato, perché le altre fondazioni di diritto sinfoniche non ci sono le condizioni che danno insieme a Roma, basta dire che a Roma c'è Santa Cecilia, per il quale valgono le stesse regole, gli stessi finanziamenti, le stesse leggi, ma è un'eccellenza per cui fa 45 giorni, non so, 43 concerti di torneo all'anno, ha un bilancio inattivo e quindi e le regole sono le stesse. Evidentemente lì c'era qualcosa che non dà, credo che sia innegabile. Se devo un'altra cosa, prima di passare poi a Alessandro, di cui ci parliamo più, siccome parlava e insisterebbero sulla valorizzazione, c'è un problema in Italia, si può sembrare banale, è il problema a volte di trovare i posti, nel senso che c'è. Il problema, al di là della logistica delle strade, in Umbria c'è un problema enorme legato a collegamenti ferroviari, legato a un aeroporto che fa soltanto lo posto e a mio giudizio un omicidio che si deve solo rispetto alle potenzialità. Ma Villa di Garantino, leggevo ieri la polemica di Matera che non ha i collegamenti. Su questo fronte l'impegno non si può del Ministero qual può essere? Diciamo, il problema generale è un problema di infrastruttura del paese, una parte dei motivi della poca presenza turistica che questo giorno sono che anche il problema di infrastruttura. Ci sono delle cose che si possono fare, per esempio non è molto complicato, ma il PIAD ha posto una condizione per l'ingresso in Italia, essendo venuto in Italia, avendo fatto l'operazione in Italia perché crede che le norme di potenzialità turistica del paese sono venute a dentro, non è che ha scelto perché sa, no? Ha chiesto come condizione che l'alta velocità arrivi dentro più vicino, cioè dentro l'Orpesa, dove erano i binari, ma non arrivavano i treni perché c'era una specie di concorrenza ferrovie aeree, e arrivi nella Venezia, dove invece i binari non ci sono, devono arrivare, perché è abbastanza evidente che se tu arrivi a Roma prendi l'alta velocità e vai a vedere l'alta città, come nelle condizioni di grandi aeroporti dove arrivano i turisti internazionali, siano messi in condizione poi di arrivare a Napoli o di arrivare a Sardegna. Quindi un problema generale è infrastrutture e supporto. Ma tanto qualche cartello si può mettere in questo tipo? Certo, nel frattempo ci sono delle cose piccole che passano dentro questa filosofia, cioè diffondere l'offerta turistica del paese attraverso la promozione. Una delle cose che stiamo cercando di fare è un incontro
come regioni io ho fatto e farò un discorso molto esplicito: la promozione del paese all'estero la deve fare l'Italia, che è già piccolino, non ha più senso, anzi è ridicolo che lo facciano le singole regioni. Per cui la grande team internazionale ha quattro regioni italiane che hanno quattro stelle, sono state vecchie regioni, non dico il nome, perché sanno la pena che l'Italia è là. E dobbiamo andarci come sistema paese. Quando si dice l'Italia spende poco in termini di promozione, spende pochissimo lo Stato rispetto agli altri paesi, ma se sommo quello che spendono le singole regioni spendiamo di più, quindi dobbiamo spenderlo meno. Quindi promozione. Terzo, tutto ciò che serve per diffondere il turismo. Faccio degli esempi perché vi spiego. Noi stiamo facendo un lavoro, anche avendo previsto due norme che sono già legge, sugli itinerari. Itinerari intendo itinerari di cammino, francigena, grandi piste ciclabili, che stiamo lavorando sulla Venezia e Torino, che è quella ciclabile sulla base del Po. Ci sono dei ciclisti qui vicino, che sono i cammini di Francesco. Sono percorsi fantastici che vanno dalla Bergamo o dalla Puglia a Assisi, e sono molto meglio per quelli che li hanno fatti di Santiago di Compostela, che è quello che attraversa. Ma Santiago di Compostela è un'intera regione, si è rivalutata turisticamente su un cammino, in realtà abbiamo spazio a cavallo, addirittura a me piacerebbe itinerare in motocicletta, c'è la luce, sono sempre negli Stati Uniti, noi pensiamo alla Frutta, alla Correntana, tutti quei passi bellissimi che sono deserti, perché l'Australia è un po' tornata, sono degli fantastici. Quindi nella norma abbiamo previsto due norme: una conferenza di servizi che io già ho avviato, che consente di ricondurre con unità un percorso che attraversa le regioni, le province, i comuni, quindi praticamente tutto il territorio. L'abbiamo già cominciato a fare con la recensione su Google. E la seconda è a disposizione di questi itinerari di supporto tutti i beni demaniali che sono lungo le strade, case cartoniere abbandonate, vecchie ferrovie, vecchie stazioni, tanti non sulla linea, ci sono delle stazioncine meravigliose che facendo un treno turistico diventerebbero ristoranti, ostelli, luoghi d'accoglienza, quindi cioè tutte le strutture demaniali possono essere messe in funzione gratuitamente di cooperative, imprese giovanili che li facciano diventare strumenti di supporto, li vediamo anche 18 anni, 9 più 9, di supporto a questi itinerari. Chiudo, pensate soltanto alle ferrovie, io sono andato personalmente perché volevo capire, e Caserta è una delle, la Reggia, è una delle cose che credo più vendetta, ma con potenzialità più straordinaria. A Caserta, personalmente a vedere, il 20% è destinazione museale, l'80% è occupato dalla NATO militare, cioè uffici dei vari organi dello Stato, l'80% è la Reggia, perché non l'ha vista, non ha nulla di vedere a Versailles, e per la Reggia è bellissima. C'è una linea ferroviaria che parte da Roma, le cui fermate possibili sono queste. Davanti alla Reggia di Caserta, cioè scendi dal treno, sei nella piazza della Reggia di Caserta, fai 50 metri dentro la Reggia. Le fermate successive sono dentro l'area del Corato, Pompei, Pesti. Cioè, allora, quando è evidente che se noi iniziamo da gioco le ferrovie, se ci fosse un treno turistico che ti prende i turisti dove si sono da Roma, dici in un'ora, non in macchina, in un'ora tu scendi la Reggia di Caserta, vedi la Reggia di Caserta, risali e torni indietro. Oppure puoi arrivare a Covano, la fermata è a 100 metri dal sito di Covano, stesso discorso per Pompei. Quindi quando io tengo un lavoro lungo, lavoro per qualche mese, ma la filosofia di fondo deve essere esattamente questa: portare i turisti negli infiniti luoghi della bellezza italiana. Senta, c'è già la musica del nostro aperitivo che già suona, le ultime due domande, poi la lasciamo lì. E non è politica, quindi era curiosità. Questo papocchio del sito, il Ministero dei Beni Culturali, proprio il Ministero dei Soventi, quelli che sono l'importanza di tutto il dimenso, lei ha invitato a rimanere in carica. Abbiamo buttato tempo e denari, c'è modo di metterci una pezza da fare il mercato. Dunque, la situazione del settore, dentro nel settore della cultura, era formata, modernizzare quello che stiamo cercando di fare. Nel settore del turismo il mio punto di partenza era praticamente zero, nel senso che la delega del turismo girava ovunque,
insieme al nostro anche giusta questa scelta. Mi è arrivato un dipartimento di una ventina di persone, quindi il turismo italiano, un dipartimento di una ventina di persone, l'ENIT, che abbiamo commissariato per rilanciarlo in modo diverso, è una struttura nata nel modello del turismo degli anni 60, cioè grandi siti all'estero, quasi zero digitalizzazione, oggi il turismo è tutto online, come il capita all'ultimo viaggio, e lo stesso portale italia.it, per dirvi qua, era gestito dalla società Promuovo Italia, che noi abbiamo liquidato, perché c'è il problema di sistema di review, peraltro ci sono case giudiziarie complicate, abbiamo messo in liquidazione, e quindi il sito era gestito dall'Automobile Club. Quindi noi abbiamo fatto una scelta logica, legislativa, più volte, ogni Parlamento, il sito italia.it è passato lei. Una sola struttura. E avendo liberato come Italia, è sito logico che lo gestisca chi va, deve parlare in italiana del mondo. In questo passaggio, il sito liquidato come Italia, non so come spiegare queste cose, perché non è che lo può sapere tutto praticamente, e essendo andati in liquidazione, il liquidatore di Promuovo Italia non può pagare gli arretrati alla società che gestiva il sito, che è una società privata, ha aperto una gara con Promuovo Italia, perché il creditore è il creditore di quella faria, quindi deve rispettare la liquidazione. Abbiamo fatto una lenta data, una proroga a questa società, adesso stanno discutendo per queste ore, come consentire che il sito vada avanti e andrà avanti in tutti i modi, perché la vigilia di Expo non ci possiamo permettere completamente, ma che in qualche modo migliori anche. Abbiamo introdotto delle norme del decreto bonus per consentire che il sito non sia soltanto una vetrina come abbiamo visto qualche anno fa, ma che si possa anche commercializzare i prodotti. E se tu vuoi, quindi in sostanza l'impegno, che è un impegno indiretto mio per la competenza dell'ENI, ma è cose che abbiamo, indicazioni che abbiamo dato, è che si costruiscono tutte le condizioni del mondo in fretta, perché il sito vada avanti migliorando, non potendosi essere nessuna rallentamento alla vigilia di Alessandro per tutti. Però le faccio una domanda sul fine settimana. Che va a Firenze la mia porto, oppure va a Roma a vedere il CDRato la mattina di sabato, un convegno molto importante a Venezia sui beni culturali, e il pomeriggio vado alla Roma. Del resto, che nei grandi partiti, perché si va tra, che nei grandi partiti, oltre all'attività ufficiale dei partiti, ci siano iniziative di componenti di aree. O io mi sono gestato in questi anni, o ci sono sempre state, non capisco dove erano lì. Adesso non solo alla moda, di tutti noi ne abbiamo c'è il problema in questo caso all'aria coincide con il segretario del Presidente del Consiglio, ammazza il Presidente del Consiglio. È assolutamente, questo è capitato tanto, però io stesso quando sono stato segretario del PD, non è che ho chiuso insomma i convegni, con i riferimenti, mi faccio una cosa normale, con tutte le idee. Grazie intanto per aver partecipato alla ragazza di l'area per